Laura Boccanera, direttrice di doppiaggio della serie Billions. Billions, sì. Una delle serie TV più seguite, ricca di un cast importantissimo, dialoghi molto fitti, molto americani, molto tecnici. Cosa molto complicati. Ecco, complicato. Molto complicato, sì. Però poi alla fine, guardandoli con attenzione due volte in originale, sì, alla fine riesci a capire la storia, però insomma è una serie molto complicata perché sulla finanza, quindi ci sono termini complicati che bisogna ogni volta valutare. Un cast di tanti cast protagonisti, stellare, Damian Lewis, cast stellare. Dicono sia uno dei suoi attori preferiti. Sì, e quello che doppia Riccardo Rossi, sì, è il mio preferito, Bobby Axelrod. Sì, e poi c'è Paul Giamatti che è straordinario. Ma devo dire che tutto il cast di Billions sono tutti molto molto bravi, una serie molto, molto bella, fatta molto bene. Tantissime le attrici a cui ha dato la voce, sì. Personaggi anche cult della storia del cinema, dalla Jodie Foster del Silenzio degli Innocenti a Anna Scott e Julia Roberts di Notting Hill. Ce n'è una che le è rimasta nel cuore? Nel mio cuore c'è Jodie Foster, nel senso che lei è proprio l'attrice che mi fa battere il cuore. Poi l'ho anche conosciuta, quindi per me è stato il massimo della gratificazione. Poi anche, ecco, dipende, insomma, ho dei film nel cuore, Il Silenzio degli Innocenti, Notting Hill, poi ho doppiato anche Nikita di Besson, anche quello è un film a cui sono molto legata. Sono tanti i film a cui sono legata, tanti, La Bella e la Bestia, insomma, tanti film importanti a cui sono legata, tante attrici. Quindi doppiatrice e direttrice di doppiaggio, qual è sì. Il ruolo che più... Allora, diciamo che sono però due ruoli che si possono assemblare, però diciamo che fare la direzione comporta una responsabilità maggiore, perché comunque come direzione tu devi organizzare il tutto, il lavoro, la distribuzione, le voci giuste, i dialoghi giusti, quindi devi fare tutta una serie di responsabilità diverse. Ed è comunque bello perché comunque poi quando hai un risultato gratificante, molto gratificante, che tu sei riuscito a mettere insieme tutti questi doppiatori bravissimi su questi ruoli e il risultato è buono. Invece fare l'attrice, ecco, il doppiaggio come attrice è meno, hai meno responsabilità da un punto di vista generale, hai solo la tua di responsabilità di professionale di fare il ruolo al massimo che puoi, visto che quelli spesso sono degli attori straordinari e tu devi quantomeno avvicinarti il più possibile a quello che hanno fatto loro dopo aver lavorato mesi per girare un film, no? Ma sicuramente io adoro fare l'attrice, mi piace moltissimo, ho iniziato a 7 anni, quindi per me è proprio il mio pane quotidiano, cominciando da bambina, quindi per me è proprio, sono la famosa anche Candy, io ebbi successo con Candy a 15 anni, quindi diciamo che sono due ruoli diversi, insomma, diciamo che mi piacciono tutti e due, però sicuramente stare al leggio è... c'è meno responsabilità, sì, cioè è meno stancante, ecco, diciamo, la sera, se io lavoro tutto il giorno al leggio come attrice, la sera sono meno stanca che dirigendo, perché comunque la direzione poi te la porti anche a casa, le telefonate, le mail, i clienti, i dialoghi, gli adattamenti e quello e quell'altro, capito, è un lavoro, sono due lavori completamente diversi, belli entrambi. Bene, il suo saluto a Voce nell'Ombra. Sono molto felice di essere qui, sono molto felice perché questo premio per Billions, che è una serie che io amo, quindi in assoluto è la serie che faccio con grande piacere e con meno senso di responsabilità rispetto ad altre, me le prendo volentieri. E quindi grazie, ringrazio di essere qui, grazie.